No all'ipotesi di autonomia differenziata e sì alla difesa della Costituzione che non si tocca. La Via Maestra, la manifestazione a cui hanno partecipato 50.000 persone, secondo i dati forniti dagli organizzatori, è il nome del coordinamento nazionale di cui fanno parte le oltre 150 tra associazioni e movimenti, tra cui ANPI, WWF, ARCI, Legambiente e la stessa CGIL. Il concetto su cui il leader del sindacato Maurizio Landini e la segretaria del PD Elly Schlein si stringono la mano e che il progetto del governo di autonomia differenziata si può e si deve contrastare. Il messaggio che arriva da una giornata come questa è che noi abbiamo bisogno di unire il paese, non di dividerlo. L'autonomia differenziata la debbono ritirare, non è quello che serve al nostro paese, così come la democrazia va praticata, non è eleggendo il capo che si risolvono i problemi. Noi abbiamo bisogno di una democrazia partecipata in cui i cittadini possono non solo votare ma anche partecipare, controllare quello che si fa e dare il loro contributo. L'autonomia differenziata spacca il paese, vuole negare l'accesso alla salute, alla scuola, al trasporto pubblico locale, vuole che i divari territoriali che il Sud ha già pagato troppo continuino ad aumentare. Noi non ci stiamo e ci batteremo come Partito Democratico per fermare questa sciagurata riforma. Sul palco si alternano ambientalisti e sindacalisti. Al corteo partecipa tutto il mondo della sinistra come leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. La Costituzione è in pericolo l'assetto democratico del Paese, è in pericolo un'idea della Repubblica fondata sull'uguaglianza dei diritti. Lo spacca Italia di Calderoli aggraverà le differenze e renderà più difficile la vita per milioni di italiani, non solo chi vive nel mezzogiorno, tutto il Paese ne avrà un danno. Noi ci troviamo di fronte a un orribile mercimonio tra Salvini e Meloni. Autonomia differenziata in cambio di premierato, spaccano l'Italia e riducono i poteri del Presidente della Repubblica. Siamo in piazza per difendere l'Italia. E ancora i parlamentari del PD e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Non possiamo avere un'Italia frammentata in tante piccole regioni su argomenti strategici che riguardano lo sviluppo, i diritti, la crescita del paese, il lavoro. Abbiamo bisogno di un paese unito, di un paese solidale, di un paese competitivo e riformista, e questo si costruisce rafforzando i legami e non indebolendoli.